Buongiorno a tutti e bentrovati amici della C, buon sabato a tutti. Come avete visto dal video che il regista ha mandato in onda, oggi parliamo di uomini di mare, precisamente del corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, che è un corpo della Marina Militare. E ne sapremo di più perché la Capitaneria di Porto svolge tantissimi compiti, dalla balneazione all'inquinamento, alla tutela dell'incolumità personale, nel rispetto delle leggi dei veicoli annatanti, all'ispezione delle navi e diciamo che comunque diversissime attività che verranno, come ho detto prima, spiegate nel corso della puntata. Pertanto siamo qui in studio e ho il piacere di presentare ai telespettatori di Sabato in Onda il comandante, buongiorno. Benvenuto nei nostri studi della C, il capitano di fregata Antonio Lo Giudice, comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Marina. Buongiorno. Sulla mia sinistra ho il capitano di corvetta Fabio Serafino, comandante in seconda. Buongiorno anche a lei. A seguire il tenente di vascello Valentina Romanazzi, capo servizio tecnica e sicurezza della navigazione. Sulla mia destra il sottocapo Bellomo Francesca, imbarcata su motovedetta CP2096, e Andrea Barone sulla mia sinistra, coordinatore SIX, assieme al cane che vedete, Sam. Quindi entriamo subito nel vivo della puntata e vorrei iniziare proprio chiedendo al comandante quali sono i compiti e le attività che svolge la Capitaneria di Porto. Sì, il corpo delle Capitanerie di Porto svolgono tanti compiti che provengono dalle dipendenze funzionali che ha appunto il corpo. Il corpo è un corpo che quest'anno festeggia i 150 anni dall'istituzione, infatti è stato istituito nel luglio 1865, quindi quest'anno a luglio festeggeremo i 150 anni. Il Corpo delle Capitanerie di Porto è un corpo che dal 1923 fa parte della Marina Militare, quindi è tutti gli effetti un corpo della Marina Militare, però e alle dipendenze funzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove all'interno abbiamo il nostro comando generale. Però oltre al Ministero dei Trasporti, quindi il corpo funzionalmente dipende anche dal Ministero dell'Ambiente, per quanto riguarda l'attività quindi di tutela ambientale, dal Ministero delle Politiche Agricole per quanto riguarda i controlli sulla filiera della pesca e dal Ministero dei Beni Culturali per la tutela dei beni archeologici sommersi. Quindi diciamo il corpo svolge molteplici funzioni. Grazie, comandante. Comandante in seconda, come viene gestita una richiesta di soccorso in mare? La procedura di intervento durante le attività di emergenza e quindi una situazione di soccorso in mare preliminarmente specifichiamo è standardizzata. L'Italia ha aderito alla Convenzione di Amburgo, sottoscritto la Convenzione di Amburgo, quindi al 79 ci sono delle procedure di ricerca e soccorso che si innescano a seguito di una situazione di emergenza che sono standardizzate a livello europeo. E questo ci permette tra l'altro di parlare la stessa lingua qualora una situazione di soccorso coinvolga anche differenti stati, perché è una situazione chiaramente ipotizzabile. Il soccorso ha delle fasi ben definite, che è innanzitutto l'acquisizione di un'informazione di emergenza. A seguito di questa acquisizione quindi c'è una fase di allertamento che richiede la verifica della notizia e quindi la valutazione dell'opportunità di innestare poi le varie procedure di intervento.
Noi, per far capire ovviamente ai telespettatori, materialmente noi le informazioni le possiamo acquisire tramite una telefonata, tramite una persona che fisicamente si reca a segnalare un'emergenza, così come qualora si venga a parlare di emergenza di operatori professionali in mare, anche attraverso una chiamata radio, quindi canali un pochettino più specifici. Ovviamente nel momento in cui acquisiamo queste informazioni relative all'emergenza e si qualifica come un'emergenza concreta, si innescano poi tutte le attività, i canali di soccorso, a seconda della tipologia di situazione di emergenza, può essere l'emergenza stessa può essere gestita a livello, noi diciamo, prima fase operativa, seconda fase operativa, terza fase operativa, quindi a un livello locale ristretto, quindi con le risorse disponibili, per esempio, che abbiamo noi come Capitaneria di Porto o qualsiasi altra organizzazione locale, noi le chiamiamo unità costiere di guardia, oppure a un livello più elevato, quindi a livello di comandi regionali, le nostre direzioni marittime, si parla di emergenze ancor più importanti a livello nazionale, c'è un nostro centro di coordinamento di un soccorso di emergenze, quindi importante, che si trova a Roma. E noi abbiamo tutta una serie di... la nostra motovedetta di soccorso tipica è la nostra classe 800, che avete avuto modo di ovviamente sì, infatti, vedere. Infatti, prima di mandare il video e far vedere ai nostri telespettatori fattivamente e concretamente come avviene un soccorso in mare, volevo chiedere al tenente, la dottoressa Valentina Romanazzi, come avviene l'arruolamento nella Guardia Costiera? Allora, innanzitutto è opportuno specificare che noi siamo divisi in ruoli. C'è il ruolo ufficiali, il ruolo marescialli, il ruolo sergenti, graduati e truppa. Per ogni ruolo ci sono determinate modalità concorsuali per poter accedere. Tutti i bandi naturalmente sono pubblicati sempre sulla Gazzetta Ufficiale. Per il ruolo ufficiali ci sono due possibilità di concorso. La prima è il concorso in Accademia Navale, che è il corso che ho frequentato io. Si può accedere durante l'ultimo anno delle scuole superiori o comunque di maturità, diploma conseguito. Ma si accede tramite concorso? Tramite concorso, sì, tramite concorso che si divide in tre fasi. In una fase di prova di preselezione culturale. Naturalmente ogni step è sbarrante, bisogna superarli tutti quanti per poter passare, per poter superare il concorso. Superata la prima fase si passa alla seconda fase in cui il candidato viene sottoposto ad una serie di accertamenti psicofisici e attitudinali. Superata anche questa fase accede alle prove sportive. La terza fase consiste in un colloquio di matematica e c'è la possibilità per aumentare il punteggio di affrontare una prova di lingua straniera. La seconda possibilità per il ruolo ufficiali è il concorso a nomina diretta. Vi possono accedere i laureati. Naturalmente i concorsi, la laurea richiesta viene valutata di anno in anno in base alle esigenze del corpo. In alcuni anni vengono banditi concorsi per laureati in giurisprudenza, altri anni per ingegneri o biologi marini, naturalmente in base alle esigenze. Per il ruolo marescialli c'è un concorso sempre diviso in più fasi, possono accedere i candidati tra i 18 e i 26 anni che stanno frequentando l'ultimo anno delle scuole superiori o già col diploma conseguito. Si articola in due fasi, una fase di preselezione culturale e una seconda fase di accertamenti psicofisici e attitudinali. Per il ruolo sergenti non c'è la possibilità di accedere mediante concorsi esterni, ma soltanto mediante concorsi interni per titoli e meriti. E poi abbiamo il concorso per truppa. Abbiamo la prima fase per il ruolo truppa è il concorso UFP1, che sono i volontari in ferma prefissata annuale, e poi la seconda fase è quella del volontario in ferma prefissata quadriennale. Naturalmente per accedere al UFP4 bisogna aver fatto il UFP1, quindi il volontario in ferma prefissata annuale. Grazie, è stata molto precisa ed esaustiva. Io a questo punto chiederei alla regia di mandare il video.
Buongiorno, ci troviamo nella centrale operativa della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia assieme al comandante Antonio Lo Giudice e con il capo servizio operativo Antonello Ragadale. Buongiorno, grazie di aver aperto le vostre porte alla C e cominciamo a spiegare quelle che sono le effettive attività di una sala, di una centrale operativa relativa alla Capitaneria di Porto. Prego, comandante. Sì, questa è la sala operativa della Capiporto di Vibo Valentia. Capitaneria di Porto di Vibo Valentia che ha una competenza territoriale abbastanza vasta, che va da Nicotera a Maratea inclusi, praticamente a circa 240 km di costa di competenza più tutti i retrostanti comuni. Prende quattro province, Vibo, Catanzaro, Cosenza e Potenza, e diciamo quindi su tutto questo territorio noi esercitiamo quindi tutte le attività demandate al Corpo delle Capitanerie di Porto. Come funziona concretamente la centrale operativa della Capitaneria di Porto? Buongiorno a tutti e benvenuti nella sala operativa della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina. Quello che andremo a vedere ora è il sistema operativo che è il cuore pulsante di questo comando e lo potremo analizzare nei vari aspetti. Intanto verifichiamo questi due monitor nei quali si possono vedere sia il sistema Pelagus che il sistema Pesca 3D. Il sistema Pelagus è questo con un colore un po' più verde chiaro, nel quale riusciamo a vedere tutto il traffico di navi mercantili e navi da diporto che transitano attualmente nelle nostre aree di giurisdizione. Attualmente, come vedrete, ci sono questi nominativi, sono di unità da pesca e di unità mercantili che stanno nelle nostre aree. Dove vedete scritto UCG è praticamente riferito a una denominazione che è la unità costiera di guardia competente in quest'area che voi vedete rossa. In quest'area qui, come in quella sopra dove c'è Cetraro e Maratea, ci sono altre due sale operative simili alla nostra che gestiscono le emergenze in mare per quanto riguarda il soccorso della vita umana in mare. E sopra invece vedrete uno schermo dedicato esclusivamente alle unità da pesca, perché come guardia costiera e come sala operativa riusciamo a verificare gli spostamenti dei motopesca sia per una questione di sicurezza ma anche per una questione di vigilanza per verificare che non entrino in zone dove non è previsto effettuare pesca a strascico o quant'altro. Su questa parte troviamo in scala più grande quello che è il compartimento e il comandante che è qui presente vi può illustrare l'estensione compartimentale di tutto il compartimento marittimo che entra per le competenze della pesca, dell'ambiente e del litorale come attività di controllo anche nei comuni nell'entroterra. Svolge anche compiti di soccorso aereo, ci può spiegare come funziona? Sì, confermo, noi abbiamo una linea punto punto con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme nella quale qualora malauguratamente un aereo dovesse avere la necessità di effettuare un ammaraggio di emergenza, il cosiddetto ammaraggio o crash aereo, e lo si può verificare dalla torre su quei settori che sono evidenziati su quella carta, su quella cartina lì. Praticamente dalla torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Lamezia l'operatore che sta in torre riesce a individuare l'aereo otticamente e visualizza la zona sulla sua vetrata B1, B2, C1, C2. In quel contesto cosa accade? Che loro dalla linea punto punto ci dicono l'aereo è ammarrato in zona B2 e intervenite in quell'area. Partono da qui le nostre motovedette che sono esclusivamente dedicate al soccorso aereo e pronte a muovere in pochissimi minuti per il raggiungimento dell'area individuata. Quest'area noi la passiamo al comandante dell'unità navale dandogli anche quella che è la rotta e in base alla velocità massima che riesce a raggiungere si riesce ad arrivare sull'aereo per prestare soccorso ai naufraghi. E detto questo potremo passare a verificare quella che è la carta operativa del dispositivo estivo che ogni estate si viene a sviluppare lungo il compartimento marittimo di Vibo che è uno dei più grandi d'Italia.
La nostra operazione estiva, come ogni anno ormai consolidata e ripetuta annualmente dal nostro comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è sviluppata sui tutti i compartimenti marittimi d'Italia, è quella Mare Sicuro. Quest'anno sarà il Mare Sicuro 2015, che vedrà impiegati circa 60 militari giornalmente per la tutela del bagnante. Su questa carta potremo verificare otticamente quelli che sono i dispositivi di intervento. Praticamente si va a sviluppare quello che è un'attività terra-mare, dove un'unità navale effettua la vigilanza e via terra c'è una pattuglia che praticamente gli dà supporto. Questo consente, nel momento in cui ci dovesse essere la necessità, di poter intervenire a forchetta, così praticamente parlando, per poter meglio operare in situazioni di controllo dove serve, oltre alla motovedetta, anche il mezzo terrestre, perché magari la nostra unità non riesce ad avvicinarsi troppo sotto costa per una questione pratica, e invece la pattuglia terrestre riesce a verificare dal litorale quello che sta accadendo. E in questa fase noi siamo in un'attività preparatoria, e questa attività preparatoria vede questi militari, che verranno impiegati poi sulle unità navali della Guardia Costiera e sulle pattuglie della Guardia Costiera, in preparazione in piscina per raggiungere degli standard e mantenere degli standard elevati al salvamento nuoto, perché ci si può trovare nella condizione di dover intervenire e lanciandosi anche in acqua, come è successo lo scorso anno in due occasioni, dove i nostri militari sono riusciti sia a Capo Vaticano che a Pizzo a trarre in salvo dei bagnanti che ormai erano lì per lì molto vicini a un pericolo imminente di vita. Comandante, questa cartina illustra il territorio di competenza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Ci può illustrare meglio, insomma, quello che viene riportato dalla stessa? Sì, appunto qui è delineato il nostro territorio di competenza, che il territorio di competenza di Vibo è tra i più vasti d'Italia. Come dicevo prima, sono circa 240 km di costa. I confini sono a sud Nicotera, a nord Malatea incluso. Naturalmente lungo tutto il territorio di giurisdizione noi abbiamo degli uffici minori che dipendono tutti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Sì, delle piccole centrali, come ci spiegava prima. Sì, le centrali operative vere e proprie ce le abbiamo a Cetraro e Malatea, perché sono due uffici circondariali marittimi retti da un ufficiale. E qui praticamente ci sono due centrali un po' più piccole di questa centrale, che sono naturalmente operative H24. Anche questi uffici hanno le motovedette come le abbiamo noi, quindi in caso di emergenza intervengono. Possono loro intervenire immediatamente. Sì. Qui ci sono degli altri monitor, in relazione a cosa ci può spiegare? Vedo il meteo. Sì, praticamente in questa sala operativa, oltre a verificare e a poter, diciamo, gestire le emergenze di soccorso in mare, vi è sempre un operatore H24 che tramite una turnistica consolidata di autocompensante, come si suol dire, riesce a tenere sempre sotto controllo quello che avviene su questi tre monitor. Praticamente c'è una situazione meteo che ci viene rilanciata dal sito ufficiale dell'Aeronautica Militare, e c'è anche quello che è il sistema AIS, che praticamente da qui noi riusciamo a verificare, come dicevo prima, le unità navali. Se l'operatore adesso clicca su questa unità, riusciamo a vedere da dove è partita, che tipo di unità è, dove è diretta, quello che sta facendo in tempo reale. Questo può essere d'ausilio, perché nel momento in cui, qualora ci fosse nei pressi di questa unità una richiesta di intervento, e magari, vista la distanza, per noi è difficile riuscire ad arrivare nella tempistica prevista, noi come autorità marittima possiamo dirottare l'unità navale che vediamo sullo schermo via radio sulla unità che ha chiesto il soccorso. Questo ci dà la possibilità di essere più tempestivi nell'attività di soccorso e di tenere anche sotto controllo quello che sono le aree del compartimento stesso. Qui troviamo il numero blu 1530, che è un numero dedicato esclusivamente alle chiamate di soccorso in mare, e dove l'utenza rappresenta quelle che sono le difficoltà o le palesi esigenze di richiesta di intervento da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera.
Siamo all'interno della centrale operativa della Capitaneria di Porto di Vibo Marina. Squilla il telefono, quello del soccorso relativo il numero 1530. Buongiorno. Buongiorno. Interveniamo subito e inviamo un'unità in loco. Buongiorno, inviamo subito un'unità. Salve. Buongiorno, buongiorno. Allora, subito chiamo l'800, fallo uscire. Vito Proserpina, un uomo in mare. Avete ascoltato, è un'emergenza, è un soccorso, un uomo in mare. Partiranno subito i soccorsi della Capitaneria di Porto. Arrivava 808, ci arrivava 808, ci arrivava 808 la Sierra Oscar. Sierra Oscar, ci arrivava 808, avanti pure. Allora, mollare gli ormeggi per comunicazione di soccorso, località Lido Proserpina, Vibo Marina, uomini in difficoltà in acqua. Ok, Roger, da Charipapa 808, sta mollando ormeggi per presunto naufrago, zona Lido Proserpina. Unità mollati ormeggi. Ok, alle prossime, ci sentiamo, ci teniamo in contatto. Ecco, avete visto, siamo stati nella centrale operativa della Capitaneria di Porto. Veramente, grazie, grazie davvero. Quanti soccorsi ha fatto in mare Sam? Sam ha all'attivo un salvataggio di un ragazzino di 14 anni e ha fatto oltre 250 ore di operatività su spiagge e mezzi della Guardia Costiera. Eccezionale, veramente eccellente. Grazie. Comandante, quanto influisce la Capitaneria di Porto sullo sviluppo del territorio? Sì, la Capitaneria di Porto, direi di Vibo, influisce tanto perché è inserita proprio in un contesto cittadino qual è Vibo Marina. La nostra attività si esplica su vari fronti. Intanto il porto di Vibo è una delle aree escluse dalla delega alle regioni per la gestione, alle regioni, quindi ai comuni per la gestione. Quindi noi gestiamo il porto di Vibo, quindi rilasciamo le concessioni, proprio le autorizzazioni, le concessioni per le attività in porto. Inoltre facciamo appunto il controllo di tutte le attività che si svolgono in porto, quindi l'entrata e l'uscita delle navi, l'entrata e uscita delle unità da diporto, quindi dei pescherecci, facciamo il controllo ai pescherecci. Perché sono vietate alcune specie, tipo il bianchetto? Il bianchetto è vietato da una normativa comunitaria per tutelare questo pesce che appunto si chiama neonata, appena nato. E quindi un regolamento comunitario ne ha vietato la cattura e l'Italia per alcuni anni dopo del regolamento ha autorizzato per un periodo di 60 giorni la cattura fino a 4-5 anni addietro, poi ha praticamente si è adeguata proprio alla normativa comunitaria e quindi ha vietato a qualunque unità la cattura di questa specie, perché il bianchetto che è il novellame di sarda in definitiva è alla base della catena alimentare, quindi prelevando bianchetto dal mare significa prelevare il mangiare agli altri pesci e quindi praticamente significherebbe avere un'estinzione, una riduzione sicuramente del pesce in mare. Grazie. Volevo chiederle com'è vestire la divisa? Vestire la divisa è qualcosa di meraviglioso, soprattutto per me, in quanto sono una ragazza abbastanza giovane, ho solo 26 anni. Anch'io ho partecipato al concorso UFP1 e poi ho superato il concorso UFP4 e mi hanno dato appunto l'incarico di motorista. Ma lei amava il mare già da prima? Sì. O è un amore che... No, amavo già il mare da prima. Per fortuna non soffro neanche il mare. Ah, ecco, sarebbe stato fortuna. Veramente il colmo. Sì. Tenente, le volevo chiedere,
La donna in divisa ha le stesse opportunità degli uomini? Sì, al momento ora la donna ha raggiunto le stesse possibilità di poter accedere alle forze armate rispetto ad un uomo. I primi anni, per questioni tecniche e logistiche, avevamo una percentuale limitata al 20%, proprio per dare il tempo alle caserme e alle strutture militari di adattarsi alle varie esigenze delle donne. Però al momento queste esigenze sono state superate. Il salvataggio più difficile di Sam ce lo può descrivere velocissimamente? Beh, diciamo l'unico, per fortuna, che... Di Sam. Dunque, eravamo a Roccella Ionica, un ragazzino era su un materassino galleggiante, un convento che portava fuori. Ecco, non vi allontanate quando le condizioni... Assolutamente, senza rendersene conto, questo materassino ha cominciato a prendere il largo. Sam si è subito attivato abbaiando e avvisandomi che c'era questo ragazzino che si spostava sempre più in là, e senza perdere tempo ci siamo buttati all'inseguimento di questo materassino che velocemente si allontanava. Lo ha raggiunto in pochissimo tempo e... tenendolo fermo praticamente ha aspettato il mio arrivo, dopodiché insieme a un'altra unità cinofila siamo riuscitia portarlo indietro con controcorrente. Sul dorso c'è un maniglione dove poi sì. Alla fine riuscite, assolutamente. È il cane assolutamente sì. Che traina, che trascina. E questa praticamente la maniglia di ancoraggio laddove praticamente i malcapitati si agganciano quando noi insieme al nostro cane ci avviciniamo. Questo è il maniglione, diciamo, manuale, mentre questo qui, più grande, è quello per il berricello che viene calato dall'elicottero in situazioni ancora più pericolose. Più gravi, più pericolose, sì. Magari una vicinanza agli scogli, una cosa sì, assolutamente. Particolare. Sì. Grazie, io a questo punto devo mandare la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo.